AD 4 gennaio 1734, lunedì, fu principiato il trasporto dei marmi da Casalbani in Campidoglio. Così scrive Alessandro Gregorio Capponi, primo custode antiquario del Museo Capitolino, nel suo diario Statue di Campidoglio. Una mattina di gennaio, che possiamo immaginare fredda e uggiosa, carri ricolmi di sculture antiche hanno percorso il breve ma tortuoso tragitto che divide Palazzo Albani alle quattro fontane sul Quirinale dalla piazza del Campidoglio. Nei mesi successivi, altre antichità della famosa collezione del cardinale Alessandro Albani saranno sistemate nelle sale al primo piano del Palazzo Nuovo, rifunzionalizzate in chiave museale dall'architetto Filippo Barigioni. Come anticipato nell'introduzione a questa rubrica, l'acquisto nel dicembre del 1733 da parte di Papa Clemente XII Corsini dei marmi antichi della collezione Albani costituisce il vero e proprio atto di fondazione del Museo Capitolino, il primo museo pubblico d'Europa. Vale dunque la pena approfondire la figura di Alessandro Albani, personaggio oggi forse poco noto, ma di enorme importanza nella vita culturale, artistica e politica della Roma del Settecento. Rampollo di una famiglia di origini urbinati che aveva dato i natali a Clemente XI, papa tra il 1700 e il 1721, il giovane Alessandro cresce in un ambiente vivace e cosmopolita che coltiva con passione lo studio del passato. Sotto l'influenza di Francesco Bianchini, storico ed erudito di fama europea, presidente delle Antichità di Roma sotto Clemente XI e autore della Storia Universale, Alessandro avvia la formazione di una vasta collezione di marmi antichi. Numerose sono le sculture acquistate sul mercato antiquario in seguito alla dismissione di importanti collezioni aristocratiche formatesi nei 2 secoli precedenti. La splendida Giunone della collezione Cesi, i celebri satiri di Palazzo della Valle Capranica, il feroce Nerone della collezione Giustiniani, il singolare sarcofago con il mito di Prometeo già a Villa Doria Pamphili. Negli ambienti del Palazzo Albani alle Quattro Fontane, inoltre, confluiscono numerose antichità rinvenute in scavi promossi dallo stesso Alessandro, tanto a Roma, quanto nelle proprietà di famiglia ad Anzio, l'antica Anzium, dove sorgeva una vasta villa imperiale, e nel territorio un tempo occupato dalla villa degli Antonini, a Lanuvio, che già nei primi anni del Settecento aveva restituito un cospicuo gruppo di ritratti databili in età antonina, il cosiddetto Zenone. Nominato cardinale nel 1721, Albani è in contatto con i più importanti eruditi del tempo. Intraprende un'intensa attività diplomatica ed è protagonista indiscusso della vita mondana della città. Giocatore incallito di bassetta, un gioco di carte particolarmente popolare in età barocca, tra il 1727 e il 1728 il cardinale è forzato, per ripagare debiti di gioco, a vendere ad Augusto il Forte di Sassonia alcune delle sculture più preziose della sua collezione, ormai celebre in tutta Europa. Nelle cronache del tempo, il trasferimento delle sculture Albani a Dresda, sede del principe elettore di Sassonia, è presentato come l'ennesima minaccia al patrimonio artistico di Roma. Ed è per questo che nel dicembre del 1733 Alessandro Albani, gravemente indebitato e nello stesso tempo impossibilitato a portare avanti trattative con acquirenti stranieri, è costretto a vendere la sua collezione di antichità alla Camera Apostolica. Nel Museo Capitolino, allestito nel Palazzo Nuovo in Campidoglio, le sculture antiche della collezione Albani, un tempo ospitate nel Palazzo alle Quattro Fontane, sono finalmente esposte alla pubblica vista e diventano ben presto oggetto di studio e di ammirazione. La passione collezionistica di Alessandro Albani, però, non si spegne. A partire dalla metà del Settecento, gli sforzi del cardinale saranno tutti indirizzati verso la costruzione di una magnifica villa suburbana sulla via Salaria, la Villa Albani, vero e proprio manifesto del neoclassicismo. Qui, anche grazie ai consigli del grande archeologo Johann Joachim Winckelmann, il cardinale Alessandro formerà una nuova collezione di sculture antiche. Ma questa è un'altra storia.